Il Consiglio ha deciso di varare questa forma di solidarietà offrendo la gratuità di scuola calcio e settore giovanile ai ragazzi e ai bambini diciamo, che appartengono alle famiglie sfollate per via del crollo del Ponte Morandi. Anche moralmente, secondo me, le famiglie sentono la vicinanza di qualcuno, di amici, di persone che vogliono sostenerle e incoraggiarle in un momento così difficile dove veramente c'è tanto bisogno di solidarietà. La Genova Calcio è una società che in questo territorio è molto radicata, le persone che diciamo, la compongono sono persone che vivono il territorio, per cui vogliamo assolutamente pensare che tutti gli organismi statali, istituzionali, comunali ci siano vicini e ci sostengano come noi, come tutte le società sportive che hanno avuto difficoltà in questo territorio. Ci auguriamo che, avendo parlato di riqualificazione di tutta la zona, compreso di là delle abitazioni, di far diventare veramente la zona di Certosa, Cornigliano, Campi, una zona completamente diversa da quella che noi oggi viviamo, ci auguriamo che anche la nostra impiantistica sportiva possa far parte di questa riqualificazione. E abbiamo cambiato diversi giocatori, c'erano delle esigenze che bisognava colmare, soprattutto a livello caratteriale, crediamo di averlo fatto, di aver allestito una buona squadra che dovrà trovare una giusta amalgama e dimostrare sul campo che le scelte che abbiamo fatto erano quelle corrette. Gli obiettivi sicuramente sono quelli di migliorare il risultato dell'anno scorso e essere tra le prime fino all'ultimo per poterci giocare questo campionato. Ci sono tutti i ragazzi per bene che stanno a sentire, hanno voglia di imparare, si impegnano negli allenamenti e soprattutto aspettiamo il transfer dell'argentino che secondo me è un giocatore che farà parlare molto di sé. Mi aspetto di dare il mio contributo e di mettere a disposizione dei miei compagni, come hai detto tu, l'esperienza e cercare di far crescere i più giovani. Ecco. Vabbè, ormai è il quarto anno che c'è questo diciamo, gemellaggio tra la Genova Calcio e la Sampdoria, il progetto sta andando bene, già l'anno scorso, io è il secondo anno che faccio parte della Sampdoria, già l'anno scorso sono stato qua sui campi qui della Genova Calcio, c'è da lavorare e c'è soprattutto da far pensare i ragazzi nella loro crescita, ecco, soprattutto specialmente in questo momento, un momento di difficoltà da parte del territorio genovese. Io ho la fortuna di essere da tanti anni all'interno del settore giovanile della Sampdoria proprio con i ragazzi della scuola calcio e qua ogni volta riusciamo ad organizzare tornei, amichevoli e soprattutto sul campo riesco a dare una mano a quelli che sono i piccoli, sia nella crescita tecnica ma soprattutto in quella che è la crescita anche fuori dal campo.